tredicenne, bello, bello, i capelli che sono lucidi di gel. Lui si chiama Francesco Ferreri, vive a Barrafranca in provincia di Enna, è il 16 dicembre del 2005 e i suoi sogni vengono infranti definitivamente. Per mano di chi, sottoposto a quale tipo di sevizie che ne hanno provocato la morte? Noi di questa vicenda ne parliamo e lo ringraziamo per il doloroso sforzo con lo zio Angelo Ferrigno, che è in collegamento con noi. Signor Angelo, buongiorno. Buongiorno a voi. Una storia, quella di Francesco, che a memoria, il nostro lavoro è fatto di nomi, di storie, ma quando abbiamo parlato di Francesco tutti qui in redazione abbiamo ricordato questa tragedia, perché di tanto stiamo parlando. Siamo a Barrafranca in provincia di Enna, il 16 dicembre 2005 suo nipote viene ucciso. C'è un processo perché ci sono quattro persone coinvolte in questo omicidio e in primo grado viene condannato uno di questi all'ergastolo, poi improvvisamente vengono tutti assolti. Voi non credete a questa assoluzione? Ma guarda, intanto vi ringrazio per darmi questa possibilità di esternare un mio sentimento da zio, ma soprattutto da padre. Lei sicuramente, come sa, io con tutto il cuore e ne sono orgoglioso, rappresento la comunità di Barrafranca. Lei è sindaco di Barrafranca, no, e la ringraziamo doppiamente, sindaco. No, quindi essere facendo un'intervista mi diventa un po' difficile farlo, ma lo faccio con tutto il cuore, spogliandomi della veste di sindaco. Guarda, lei ci ha detto tutto, un ragazzo eccezionale, un ragazzo che viveva ancora nei sogni, ed essere ucciso a 13 anni, 14 anni, non è così facile. Capisco che nella vita ognuno ha un proprio destino, il nostro grande Dio ha deciso il destino di Francesco in questo modo, però non lo condivido perché è stato ucciso, e non voglio dire sono stati questi ragazzi che sono stati diciamo condannati in prima sentenza e poi liberati in seconda. Io sicuramente non sono un tecnico, non sono un avvocato, sono un genitore che ancora ha la rabbia, che possibilmente, anzi sicuro, a Barrafranca circolano sicuramente questi delinquenti, che non ci sono aggettivi migliori, forse anche delinquenti è un aggettivo positivo nei suoi confronti, che purtroppo terrorizzano i bambini o soprattutto i genitori a Barrafranca. Ecco, le chiedo scusa, dottor Ferrigno. Barrafranca, io ho un passaggio, ho in memoria un passaggio fatto a Enna con degli amici di Enna, ricordo questi giorni meravigliosi. Barrafranca, stiamo parlando di una zona di campagna, giusto, della provincia di Enna. Diciamo che siamo il centro della regione siciliana, siamo il cuore della Sicilia. Il cuore della Sicilia. Sì, sì. E viviamo di agricoltura, ci sono tantissimi, la maggior parte, ripeto, quasi il 99%, di persone oneste che lavorano per come portare no, avanti i sogni, ci mancherebbe. I sogni con i sacrifici, e poi viene distrutta una vita di un bambino. Lei ha detto una cosa, io la incalzo e le chiedo scusa sui tempi radiofonici, sindaco. Lei ha detto una cosa, dottor Ferrigno, sulla quale è andata Ferrigno, signor Ferrigno, lei ha detto una cosa che ha fissato, ha incollato subito la mia attenzione, perché sono ancora in libertà questi mostri. Io lo ripeto, la ringrazio perché è uno sforzo doloroso quello che sta facendo. Io ricordo quelle poche persone che non hanno capito ancora cosa avvenne a Francesco Ferreri. Questo ragazzino di 13 anni cadde sotto i colpi, praticamente è stato, gli hanno sfondato il cranio con 17 colpi di chiave inglese e il corpo presentò anche sevizie, violenze, giusto Ferrigno? No, onestamente no, perché hanno fatto gli accertamenti gli inquirenti e abusi sessuali non ce ne sono stati, ma purtroppo la morte che l'ha portato con la mano, come si vuol dire, nel senso buona parola, è stata perché lui si è rifiutato a 14 anni, quindi ha dimostrato di essere un uomo già a 14 anni, rifiutando proprio assolutamente queste sevizie che si vocifera a Barrafranca, che qualcuno ha subito, anzi nell'occasione invito ai cittadini di Barrafranca di aiutare gli inquirenti a dare, ma soprattutto aiutare noi stessi e togliere quella famosa parola omertà. Quindi Ferrigno, molto probabilmente gli inquirenti arrivano perché a Barrafranca si sa che c'è un gruppo di balordi, di infami delinquenti che circuiscono i bambini, gli chiedono prestazioni sessuali in cambio di tener salva la vita.
Ma sì, penso di sì, non ripeto, Certo, penso di sì, ovviamente, certo. però l'idea, voce di corridoio, nei bar, ovunque si parla che c'è questa situazione, però nessuno, che qualcuno, sono sicuro questo ne metto, come si vuol dire, la mano sul fuoco, qualcuno ha visto e potrebbe aiutare, no, a Francesco, che ormai Francesco ci sorveglia da là sopra perché è un grandissimo angelo, ma soprattutto può garantire la tranquillità che avevamo noi a Barafranca fino a alcuni anni fa, perché Barafranca è un bellissimo paese, anzi la invito a venire. Rendendo conto personalmente lei che bella cittadinanza, non siamo proprio in campagna, però siamo grandi lavoratori che lavoriamo per arricchire. 13.000 abitanti, Sì, un gran bel 14.000, paese, un gran bel sì, paese. 14.000 14.000. il terzo paese della provincia di Enna, e quindi questa è la cosa, ma la cosa che mi rammarica, io mi auguro che la famiglia, abbiamo anche il comune, si è reso parte civile, ma non per danneggiare nessuno, perché noi non siamo, ripeto, né avvocati né anche inquirenti. Sindaco, la posso, la chiamo Angelo, Sì, le Angelo, va posso bene. chiedere la cortesia, Sì. rispettando anche i nostri tempi, di averla ancora per qualche minuto, ma dopo la pubblicità con noi, per Non ci sono salutarla, problemi, grazie non di ci sono cuore, per problemi. salutarla come merita, pubblicità e poi ancora con Angelo Ferrigno per parlare della morte di suo nipote, Francesco Ferreri, 13 anni.